Benvenuti alla lezione più bella del corso di alpinismo del CAI di Brescia. Sento il peso perché il Dani appunto l'ha fatta per 12 anni, quindi mi sento molto giudicato, spero di essere all'altezza. 11 anni. Quanti? 11. 11, vabbè, mica pochi. Voglio fare due premesse prima di iniziare. La prima è che prima di iniziare il corso noi istruttori ci troviamo, facciamo le nostre riunioni, il direttore assegna le lezioni ai singoli istruttori. Normalmente la lezione di storia è quella che rimane esclusa e che si pippa o chi non c'era, oppure chi era distratto e ha alzato la mano per sbaglio e quindi si deve fare la lezione di storia. Io mi sono immolato in questa cosa, so che oggi tutti abbiamo lavorato, so che tutti lavoreremo domani, so che fa caldo, cercherò di stare sotto le 2 ore, non ve lo assicuro, rendetevi conto che devo riassumere davvero tanti concetti. Se sentite il bisogno di fermarvi, fare una pausa, andare a bere il caffè, fumare la paina, alzate la mano, me lo chiedete, io vi dico di no e andiamo avanti. Seconda premessa, è una storia dell'alpinismo secondo me. Chiaramente, dovendo fare una sintesi, ci sono delle cose che nemmeno ho preso in considerazione, delle cose, dei fatti, degli avvenimenti molto importanti. Ce ne sono altri che toccherò in maniera molto molto superficiale. Purtroppo ho dovuto fare appunto un grosso lavoro di sintesi e quindi non prendetevela con me se qualche fatto che magari vi sta particolarmente a cuore non dovesse essere nominato stasera. E questo è il mio scarico di responsabilità nei vostri confronti. Dove si trova la storia? Normalmente la storia si trova su Instagram oppure sui libri. Io vi proporrò durante la serata, allora, chiaro che qualunque personaggio, qualunque fatto che verrà nominato stasera, qualunque alpinista avrà scritto, riscritto, trascritto pagine e pagine e pagine. Io stasera ho selezionato alcuni libri che mi sono piaciuti in maniera particolare e che mi sento magari di consigliarvi. Alcuni sono un po' più peso, ok? Altri un po' meno, però secondo me questi sono ben fatti e vi danno un'idea di alcuni periodi, alcuni avvenimenti in maniera particolare. Cos'è questo? Che si trova in? Oh, chi è che non ha visto il Signore degli Anelli? Potete alzarvi e andarvene, il corso finisce qua. Allora, nella fantasia, nei romanzi, nel fantasy, insomma, le montagne sono sempre dimora di spiriti, di dei, di mostri. Non a caso, nel Signore degli Anelli, il Frodo deve gettare, anzi no, non ve lo dico perché sennò spoilerò i libri a qualcuno. Cazzi vostri, ve lo andate a leggere. Nella realtà non siamo poi così lontani, non siamo così lontani dalla fantasia. In antichità, soprattutto in Europa, dove la fede cristiana era dominante, si credeva che le Alpi fossero dimora del diavolo, ok? Del diavolo e di demoni malvagi. Diversamente, nelle Ande, come in realtà anche in Himalaya, in Pakistan, in Cina, dove il credo era diverso, si credeva che le montagne fossero sì casa di spiriti, ma non necessariamente malvagi. Spiriti da rispettare e da onorare. Siccome
in antichità non c'era il tecnico del comune che usciva e faceva le prove, i carotaggi e ti diceva lì costruisci, lì no. Regolarmente, soprattutto considerando che i villaggi, come tuttora nelle Ande, si trovano a quote molto alte, regolarmente qualche scarica, qualche frana, qualche valanga andava a travolgere le abitazioni, i centri abitati e causava morti, tragedie, robe brutte. Quindi qual è la logica conseguenza? Gli spiriti sono arrabbiati con noi, dunque sacrifici. Uscivano, c'era lì dei gnari che giocavano a pallone, quello primo che passava lo prendevano, oppure la bionda dagli occhi azzurri, che sono tratti somatici tipici delle Ande, prendevano, li portavano in cima alla tal montagna, facevano sacrifici umani. A parte gli scherzi, su alcune cime sopra del Sud America, Perù, Bolivia e Cile, effettivamente sono stati rinvenuti dei siti rituali e dei corpi mummificati di persone sacrificate a questi spiriti, soprattutto corpi di appunto donne molto giovani o bambini. Poi cosa succede? Non è che passa la paura, però col tempo la popolazione cresce e si ha sempre più il bisogno di trovare spazio per andare a caccia e far pascolare gli animali. Pensate, nelle valli, il fondovalle è piccolo, i pascoli in quota invece offrono molte più possibilità, allora cosa succede? I pastori, come anche i cacciatori, si spostano sempre di più verso l'alto, cercando appunto nelle terre alte dei posti dove far pascolare gli animali, oppure dove andare a caccia. Diventano di fatto i primi esploratori per necessità, perché anche oggi, se voi chiedete, andate in giro, chiedete le informazioni, ne parlavamo giusto domenica scorsa, sul tal sentiero che una volta passava di là e adesso non c'è più perché la natura se l'è ripreso, l'informazione la devi chiedere ai cacciatori, ai pastori che conoscono molto bene la zona. Chiaramente nessuno andava sui ghiacciai o sui nevai a far pascolare, al massimo c'era qualche pastore o qualche cacciatore che si spingeva un attimo più in alto per andare a recuperare qualche animale che era scappato dal gregge. XVIII secolo, cosa succede in Europa? Metà del 1700 si discute di scienza, di politica, di valori dell'intelletto, eccetera, eccetera. È l'epoca dell'illuminismo, ok? L'abbiamo tutti studiato a scuola, chi se la ricorda. L'illuminismo è l'epoca, è quella forma di pensiero volta a illuminare appunto il pensiero degli uomini ottenebrato dalla superstizione e dall'ignoranza. Come? Con la scienza. Quindi, chiaramente non i contadini di prima, ma gli studiosi nei loro salotti fanno le grandi discussioni e si interessano ai fenomeni fisici e naturali. E voi mi dite, ma noi cosa ci frega dei fenomeni fisici e naturali se parliamo di storia dell'alpinismo? Giusto? E invece ci frega, perché se tu vuoi studiare la temperatura e la pressione e un po' di altre robe, prima vai al mare e dopo dove vai? Ok. Dai gnari. In montagna. Nel nome della scienza, nel 1760, Horace Benedict de Saussure, classe 1740, quindi quando aveva 20 anni, ok? Che di mestiere fa il botanico, il filosofo, il geologo, lo scienziato? C'è una volta, non è come adesso che se tu vai a una proclamazione di laurea di ingegneria ci sono 48.000 corsi di laurea, uno che faceva lo scienziato, faceva lo scienziato. Questo faceva lo scienziato, è andato a Chamonix, non conosceva nessuno, è andato lì nella piazza del paese, ha preso due tirri col Campari, c'era lì dei gnari che giocavano a briscolone e gli serviva il quinto, allora lui si siede, fa due mani a briscolone,
E allora no, mentre sono lì parlano e lui dice ma ho bisogno di qualcuno che mi porti sul bianco, perché devo andare sul bianco, benvenuto, ciao, devo andare sul bianco a fare i miei studi, le mie ricerche, tutte le mie robe, però siccome aveva chiamato il 2 a 90 gli sono girate le balle a tutti e nessuno l'ha portato sul bianco. Dovranno passare 26 anni, 1786, prima che Packard, signore di una certa, che faceva il botanico anche lui, e Balmat, che faceva il contadino, ma in realtà era un cercatore di pietre, quindi andava in giro per le montagne a cercare i cristalli da rivendere, robe un po' così, sovvenzionati da De Saussure, che nel frattempo ha avuto modo di studiare comunque dal basso il Monte Bianco e di girargli intorno in tutti i modi possibili, a conquistare la vetta. Passano dal Dom du Goutier, che poi è anche la tutt'oggi la via normale francese e tra tutte la via normale più facile per salire in cima al Bianco. Lo conquistano, trovano la via di salita, l'anno successivo, 2 agosto 1787, portano finalmente, dopo un bel po' di tempo, De Saussure in cima al Monte Bianco, insieme con l'aiuto di altre 18 guide. Pensate cosa significa muoversi in 20 a quell'epoca su una montagna come il Monte Bianco. Arrivano in cima, portano sugli strumenti, fanno tutte le rilevazioni, non stanno in cima 5 minuti, stanno su parecchi giorni, mal di montagna dalla Madonna, e dopo un po' scendono. E poi? Dopo il Monte Bianco? Basta, fine. Perché se io vado in montagna solo ed esclusivamente a fini scientifici, quando io sono arrivato in cima al Bianco ho quello che mi serve di andare in montagna, non mi interessa più. Dovrà passare un po' di tempo, quindi il 1800, per trovare finalmente lo stimolo di andare a conquistare le montagne al puro fine di conquista. Cos'è? È romanticismo, emotività, fantasia, affermazione dei caratteri individuali. E in questo video vediamo quante montagne sono state salite nel corso del 1800. Quante montagne delle Alpi, delle principali, delle più famose, sono state salite proprio nel corso del 1800. Ma come venivano salite queste montagne? Facciamo una premessa. Chi andava in montagna nel 1800 non erano quattro scappati di casa come adesso che sareste voi, che si iscrivono al corso del CAI di Brescia, fanno il corso di alpinismo e poi vanno in giro. Nel 1800 le preoccupazioni erano mangiare, non lasciarsi la pelle per qualche malattia e spaccarsi la schiena di lavoro. Quindi quelli che andavano in montagna erano scienziati, appunto, medici, signorotti, preti, comunque tutta gente appartenente, no, all'alta borghesia.
che non avevano minimamente idee, non esistevano le cartine, non esistevano le guide, non esistevano le relazioni, non avevano minimamente idea del dove andare, avevano solo questa roba, no, del voler scalare quella montagna là. Allora andavano nei paesi di fondovalle, dove c'erano lì i contadini e i cacciatori, appunto, che si spaccavano la schiena, e dicevano: ti do due soldi per portarmi su, tanto tu la zona la conosci. E questi qua, dal canto loro, dicevano: sai cosa c'è? Piuttosto che stare qui a lavorare nella stalla, li porto su io. Solo che non era un lavoro di guida come lo conosciamo adesso. Di fatto si trattava di fare da guida, da portatore, andare davanti, tirar su la corda e spesso tirar su anche il loro cliente. Cominciamo a vedere che però in quegli anni, fine 1800, si muove un po' il lavoro di guida e di portatore. 1863, nasce il CAI. Pensate, abbiamo appena iniziato a parlare della storia dell'alpinismo e già nasce il CAI. Pensate quanto siamo vecchi e quanta storia portiamo sulle nostre spalle semplicemente avendo fatto la tesserina. Il 12 agosto del 1863, prima salita interamente italiana al Monviso, nonché terza in assoluto, Quintino Sella e i suoi soci, Quintino Sella faceva il ministro delle finanze del Regno d'Italia, giusto per, decidono di fare anche in Italia quello che è stato fatto in molti altri paesi, quindi noi naturalmente arriviamo dopo, e fondare anche in Italia un club alpino per raggruppare sotto la sua ala i frequentatori, gli alpinisti dell'epoca. Il club alpino c'era già in Svizzera, c'era già in Austria, c'era già in Inghilterra, mancava in Italia e l'abbiamo fatto anche in Italia. Il 23 ottobre del 1863, nel Castello del Valentino, a Torino, viene firmato finalmente il primo statuto del club alpino e inizia quel giorno la storia dell'alpinismo italiano organizzato. Deve passare qualche anno perché si rendano conto di aver dimenticato un pezzo e nel 1867 il club alpino diventa club alpino italiano. Evidentemente quando andavano in giro c'era un po' di confusione. Io qui vi ho riportato tutti i loghi dal primo all'ultimo del CAI. Come vedete non è cambiato poi di tanto, ce n'è soltanto uno che fa schifo e si riferisce a un particolare ventennio. Vi lascio immaginare a quale ventennio ci stiamo riferendo. Ok? 1864 ad Amello. Siamo il CAI di Brescia, ci piace, a me piace, di conseguenza lo subite, l'Adamello, ne parliamo anche stasera. Nel 1864, un anno dopo la nascita del club alpino, viene salito per la prima volta l'Adamello e anche qui è una storia a sé. Julius Johannes Ludovicius von Payer, per gli amici franco, alpinista, esploratore, pittore, spirito curioso ed irrequieto fin da bambino, austriaco, figlio di un ufficiale, entra in accademia militare da molto piccolo e naturalmente carriera militare. Carriera militare, a un certo punto gli dicono: ascolta, cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi andare a fare da tal cosa o vuoi andare in giro a esplorare le Alpi? Lui dice: sì, io voglio andare a esplorare le Alpi. Allora lo prendono e lo piantano in Varrendena con l'esercito di Vienna. L'8 settembre, in realtà prima c'è stato sempre da parte sua un tentativo di conquista dell'Adamello che però è naufragato subito. L'8 settembre 1864 parte dalla Varrendena. Con chi? Con i valligiani, quindi le guide, no? I portatori, Gerolamo Botteri, Giovanni Caturani e Antonio
Bertoldi. Partono, va a Rendena, Val di Genova, arrivano al passo della Lobbia, al passo della Lobbia salgono su Cresta Croce e puntano dritti al Dosson di Genova, 3419 metri. Arrivano in cima al Dosson di Genova e si rendono conto che non è la cima principale. Cazzo, è quella là, Corno Bianco, dall'altra parte al Pian di Neve. Scendi, attraversa il Pian di Neve, arrivano in cima al Corno Bianco. Corno Bianco, 3434 metri. Non è la cima principale. A questo punto a Botteri e Bertoldi non ce la fanno più e mollano il colpo, mentre Caturani viene convinto da Von Payer a resistere, viene convinto con la promessa che sarebbe stato Von Payer a scalinare nel ghiaccio i gradini fino in cima, perché non esiste ancora l'arrampicata su ghiaccio, e nel 1800 sull'Adamello il ghiaccio c'era, adesso c'è una parete sud di roccia. Quindi ultimo tentativo, ultimo sforzo, finalmente alle 11:15 della mattina del 15 settembre 1864 toccano la cima ghiacciata dell'Adamello. Von Payer era un militare, quindi ha scritto e documentato tutta la salita. Scriverà che mentre lui in cima disegna una sorta di cartografia per mappare le montagne circostanti, Caturani schiaccerà un sonnellino distrutto dalla fatica. Un'altra cosa che lui ha scritto è che, riferendosi ai suoi portatori, al posto loro sarebbero stati più utili tre muli. Perché, aggiungo, qui non l'ho scritto, perché più interessati a cucinare la polenta che ad arrivare in cima all'Adamello. Italia e Inghilterra, abbiamo vinto noi gli europei. Però il Cervino l'hanno vinto loro. Nel 1865 il Cervino è l'ultima delle grandi montagne d'Europa a non essere ancora stata salita. Chiaramente in quegli anni non era soltanto una questione di salire le montagne, era una questione politica, di ambizione non solo dei singoli ma anche dei rispettivi paesi. Da una parte per l'Italia c'è Antonio Carrel, classe 1829 di Val Tournanche, proprio sotto il Cervino, persona, accompagnatore, guida di grande esperienza, ha tentato tante volte di arrivare in cima e non c'è mai riuscito, ma ha esplorato, nei limiti dei mezzi dell'epoca naturalmente, tutto il versante italiano del Cervino e lo conosce molto bene. Dall'altra parte, dal versante svizzero, dalla cresta dell'Hurley, vuole invece tentare la salita un inglese di Londra, più giovane, classe 1840, Edward Whymper. A un certo punto i due si incontreranno sulla montagna. Cercheranno anche di trovare un accordo per unire le forze, accordo che poi non riusciranno a trovare. Comunque fatto sta che Whymper e i suoi compagni riescono il 14 luglio del 1865 a conquistare dalla cresta dell'Hurley la vetta del Cervino. In discesa sono tutti legati assieme con una corda di canapa legata in vita. Un compagno di Whymper scivola, trascina con sé la cordata, qualcuno riesce a trattenere la caduta, ma la corda, strisciando su uno spigolo affilato della roccia, si spezza e tre dei sette, mi pare, componenti del gruppo di Whymper cadono e muoiono proprio in quell'occasione. E c'è una frase molto famosa di Whymper che scriverà appena tornato a paese sotto l'Hurley, a Zermatt, che dirà: andate in montagna se volete, ma ricordate che
la felicità di un momento non può colmare l'istante, vabbè, però andrete a cercare, è molto bella. Sì, esatto, sì. Però cosa succede? Succede che dall'altra parte c'è anche Antonio Carrel che cerca di salire sul Cervino. Antonio e Anshu negli stessi giorni, Carrel arriva molto vicino alla vetta, vede Whymper in cima, gli girano le balle, fa dietro front e torna giù. Quindi lascia la conquista, probabilmente sarebbe riuscito comunque a raggiungere la cima lo stesso giorno, ma voi capite la rabbia e la frustrazione del momento, pianta tutto e scende. Viene convinto dal club alpino, che non è ancora italiano, è club alpino e basta, a tentare comunque la prima salita dal versante italiano, e due giorni più tardi Antonio Carrel raggiungerà la vetta del Cervino dalla cresta del Leone, che poi non è una via normale ma è la più facile delle vie di salita dal versante italiano, ed è comunque di fatto molto più difficile della cresta dell'Early salita da Whymper. Prima di farvi vedere il video, quando voi l'anno prossimo, spero, o fra qualche anno, andrete a fare il Cervino per la cresta del Leone, troverete proprio sul sentiero che porta al Colle del Leone, poi all'attacco della cresta, una croce in memoria di Antonio Carrel. Carrel, dopo aver salito il Cervino, ha continuato per tutta la vita ad accompagnare i suoi clienti sulla montagna, fino a quando, non ho scritto l'anno e non me lo ricordo, però mentre era su con un prete, un suo cliente, sono stati sorpresi da una bufera, da un temporale. Lui è riuscito con uno sforzo incredibile a riportare a valle il suo cliente sano e salvo, ma veramente a pochi metri, già sul facile, già sui prati, si è accasciato ed è morto di fatica. Vi faccio vedere questo estratto di un film che si chiama La grande conquista del Cervino, dove vedete Whymper e Carrel che parlano. Voi cosa cercate quassù? Da arrivare alla cima. Ah, e siete proprio decisi? Sì. Allora cambiate idea. Voi siete Antonio Carrel di Brail, no? Già. Se conoscete il mio nome, sapete anche che per voi è più prudente tornare a casa. Non ci penso per niente. Invece, Carrel, sarei d'opinione di cercare un posto per scambiare due parole, io e voi. Dite un po'. Si può sapere chi siete? Edward Whymper di Londra. Ah, siete Whymper voi? Sì. Quello che è stato giorni fa con Croz a Monte Bianco. Precisamente. Ah, ma questo è molto più difficile del Monte Bianco. I primi uomini che mettono piede su questa cima.
Attenzione. Fermi. Quindi abbiamo detto che tutte le principali montagne delle Alpi sono state salite lungo le vie normali, allora l'attenzione si sposta, posto che le grandi pareti nord, le pareti ghiacciate sono ancora ritenute impossibili, l'attenzione si sposta sulle Dolomiti, sull'arrampicata su roccia, la difficoltà in arrampicata su roccia. Ho isolato, allora, storia dell'arrampicata in Dolomiti, stiamo qua fino a domani mattina. Ho isolato tre eventi che secondo me sono significativi. Nel 1887, 17 settembre, la prima salita della torre Winkler, che poi sarebbe anche la più a sud delle torri del Violet, che ha preso il nome di George Winkler, che non è Whymper di prima, che assumendosi non pochi rischi per primo supera in Dolomiti in arrampicata un passaggio di giudicato di quarto grado superiore, oggi forse dato addirittura di quinto perché la roccia si è un po' lavorata, e quarto grado superiore per l'epoca era ritenuto una difficoltà estrema. Winkler mi pare fosse austriaco o svizzero, vabbè. Nel 1899, il 18 agosto, abbiamo la prima salita del Campanile Basso, il Campanile Basso di Brenta, che è quello in foto, è una montagna della quale sicuramente tutti avete già sentito parlare. È l'ultima rilevante cima dolomitica rimasta inviolata, ok? Nel 1897 vediamo i primi tentativi documentati, in particolare una cordata italiana che sono Gabri, Tavernano e Poli. Non ho mai capito se si scrive con una o due O, abbondare è meglio che deficere, ce ne ho messa due. Arrivano con un'arrampicata molto impegnativa, perché anche la normale del Campanile Basso comunque è una via di quinto grado nel 1899, anche con l'artificiale, insomma, a averne. Arrivano a 20 metri dalla cima, ma non riescono a vincere le ultime difficoltà. Leggenda narra che uno di questi, non so chi, estrasse una pistola minacciando i suoi due compagni di sparargli se non fossero riusciti a portare la corda in cima. Evidentemente questo non fu sufficiente perché non riuscirono a raggiungere la vetta del Campanile Basso. Quando andrete a fare il Campanile Basso, perché andrete a fare il Campanile Basso, fate sì con la testa, ok? Diciamo poco oltre l'attacco c'è una placca, una parete gialla che è chiamata proprio parete Poli, ed è una parete di quarto stra mega difficile. Cosa succede? Che loro non riescono a raggiungere la cima, vanno in paese, vanno a mangiare la pizza, lì in pizzeria al bancone che beveva gli amari c'erano due austriaci che sono Amferer e Berger. Siccome noi italiani siamo polli, gli hanno raccontato come raggiungere quasi la cima del Campanile Basso. Questi il giorno dopo sono partiti, sono arrivati a 20 metri, sono riusciti a vincere anche le ultime difficoltà e hanno conquistato la vetta del Campanile Basso di Brenta.
Infine, nel 1902 abbiamo la prima salita del famosissimo campanile di Val Montanaia, che rimane sopra la diga del Vajont, per capirci. Il 7 settembre i triestini Cozzi e Zanutti superano il passaggio chiave, quello che oggi è... Sto urlando? No? Mi sentite? Vabbè, così vi tengo svegli. Quello che oggi è conosciuto come fessura Cozzi. È una fessura di quinto grado che in realtà non è neanche così difficile, però se voi la andate a fare vi renderete conto che, siccome il passaggio è obbligato, è talmente unta, la roccia è talmente liscia, che vi sembrerà di non riuscire a tirare nessun appiglio. Insomma, niente, superano il passaggio chiave della via, si trovano davanti a un muro, ok, e non riescono a proseguire. Anche loro tornano giù, vanno all'osteria, bevono due calici, all'osteria, chissà come mai, passano di lì Von Glavel e Von Sar. Loro, siccome noi italiani evidentemente sono mia Buda Fassito, gli raccontano come vincere la fessura Cozzi. Questi il giorno dopo partono, vincono la fessura Cozzi, hanno l'intuizione. Allora, praticamente, quando voi andrete a fare il campanile Val Montanaia, dopo la fessura Cozzi, non avete fatto di sicuro la testa, dopo la fessura Cozzi c'è un muro. Se sali dritto per dritto è dura, se giri uno spigolo e non vedi cosa c'è dietro quello spigolo lì, ma è un traverso che saranno 10-15 metri, c'è una cengia che è larga così, che è questa qua, che è questa, che praticamente ci cammini. Loro hanno buttato la testa dietro quello spigolo lì, hanno visto che c'era la cengia, hanno seguito la cengia, ancora due tiri facili, sono andati in cima. Vinto anche il campanile, gli austriaci, vinto anche il campanile di Val Montanaia. Allora voi capite che all'inizio del 1900 noi italiani avevamo praticamente tutte le Alpi, le Dolomiti, però siamo riusciti a farcele soffiare tutti. Considerato quanto era importante l'alpinismo per le spinte nazionalistiche di quegli anni, siamo comunque vicini agli anni 30 del 1900, capite bene che aria tirava nell'ambiente alpinistico italiano. E poi dal 1908 al 1929 c'è molto fermento nell'innovazione. Vengono inventati nel 1908 il rampone a 10 punte da Oscar, quello lì, ideati da lui e realizzati da Henry Grivel. Vi dice niente il nome Grivel? Fabbro di Courmayeur forgia i primi ramponi a 10 punte. Nello stesso anno vengono inventati i chiodi da roccia moderni, che in realtà non sono poi così distanti, non erano poi così distanti dai chiodi da roccia che usiamo tuttora. Nel 1912 viene utilizzato per la prima volta il moschettone ideato da Otto Herzog, dopo che ha osservato all'opera i pompieri che utilizzavano questo strano aggeggio per fare le loro manovre di corda. Nel 1924 viene inventato il chiodo da ghiaccio, che non è la vite da ghiaccio che vi hanno fatto vedere i vostri istruttori. Era proprio un chiodo a percussione lungo 20 cm che veniva martellato dentro il ghiaccio. E finalmente nel 1929 i figli del Grivel di prima inventano il rampone a 12 punte, cioè il rampone con le due punte davanti. Ora, a parte il cosa e quando, però nel giro di 20 anni abbiamo delle nuove attrezzature, quindi un'evoluzione della tecnica. Cosa succede? Che diventa possibile arrampicare su ghiaccio verticale, o quasi. Con l'arrampicata su ghiaccio si apre una nuova era dell'alpinismo. Abbiamo detto, diventa possibile arrampicare su ghiaccio, uguale pareti nord. Vengono salite nel giro di pochi anni
tutte le principali pareti nord delle Alpi, e ne rimangono tre che sono considerate gli ultimi tre problemi dell'alpinismo, che sono la nord della Grand Jorasse, la nord dell'Eiger e la nord del Cervino. La prima a cadere dai fratelli Schmid è la nord del Cervino nel 1931, che è una via di 1100 metri considerata estremamente difficile. La nord delle Grand Jorasse, Sperone e Croz, nel 35, 1100 metri, sesto roccia, estremamente difficile anche questa, non che ci fossero dubbi. E nel 1938 la nord dell'Eiger. Sulla nord dell'Eiger è stato scritto e raccontato di tutto. Era l'ultima parete nord ancora inviolata. Ci sono stati una quantità di tentativi e una quantità di morti incredibile. Quello che vedete in foto è una tragedia, diciamo la più famosa tragedia dell'alpinismo. È un po' macabro, ma è la foto del corpo senza vita di Tony Kurz. Tony Kurz, incordata con Intestoiser, a cui è stato intitolato il famoso traverso Intestoiser sulla nord dell'Eiger, era l'ultimo sopravvissuto di due o tre cordate che hanno unito le forze per vincere la montagna. Era l'ultimo sopravvissuto ed è rimasto appeso dopo una scivolata, è rimasto appeso alla sua corda. Voi sapete che nell'Eiger c'è una galleria che ci passa un treno. I soccorsi, sfruttando questa galleria, sono usciti da una delle finestre che dà sulla parete, che ci sono tuttora, che dà sulla parete nord dell'Eiger. Erano molto vicini a Tony Kurz, sono riusciti addirittura a lanciargli una corda, ma lui era talmente stanco e talmente stremato che non è riuscito a far passare la corda nel suo moschettone. Quindi non sono riusciti ad avvicinarlo e Tony Kurz è morto ed è rimasto appeso per un po' di giorni prima che riuscissero a recuperare il suo corpo. C'è un bellissimo film che si chiama North Face e racconta molto bene e in maniera non romanzata, poco romanzata, di questa vicenda. È un film gnecco, però ve lo consiglio perché è veramente bello. Anche qui nessun italiano. Ma finalmente, praticamente tra le due guerre mondiali, dagli anni 30 fino al 45, abbiamo il glorioso riscatto degli italiani. Gli italiani si svegliano, vanno a arrampicare in Dolomiti e scalano qualsiasi cosa. Aprono delle vie che tuttora sono considerate delle vie della Madonna, belle, difficili e di un'estetica incredibile. Ognuno di questi nomi ha scritto libri, ognuno di questi nomi è una storia dell'alpinismo. Però voi pensate di andare a fare un giro in Dolomiti in quegli anni lì e trovare in giro Comici, Cassin, le famose via Cassin, Gilberti, Soldà, Carlesso, Di Bona, Spigolo Di Bona su Cima Grande di Lavaredo, Castiglioni che ha girato tanto anche qui nelle nostre valli, Vinazzer, Bruno De Tassis, il re del Brenta, Luigi Micheluzzi, famosissimo traverso Micheluzzi, su una via di Sesto, sei tiri di Sesto, tutte in traverso sul Chavazes. Giusto Gervasutti, detto il fortissimo, Vittorio Ratti, un sacco di gente forte che girava in Dolomiti nel giro di 15 anni. E poi gli 8.000. Dopo, chiaramente, Seconda Guerra Mondiale si ferma tutto. Dopo un po' la gente torna ad andare in montagna, però
Nelle Alpi abbiamo già fatto tutto, in Dolomiti abbiamo già fatto tutto il possibile e anche di più. Cosa rimane? Cosa c'è di ancora inviolato? Cosa c'è che ancora deve essere conquistato e dove i paesi possono mettere la loro firma? Gli 8.000. Nel giro di 14 anni vengono salite tutte le cime, tutte le 14 cime che superano gli 8.000 metri. Primo è l'Annapurna nel 1950, poi si punta in alto, quindi l'Everest, e dopo l'Everest il K2. Il K2, immagino che tutti conosciate la storia del K2, brevemente il K2 è stato conquistato dagli italiani il 31 luglio del 54 ed è una tristemente famosa vicenda quella di Compagnoni e Lacedelli che sono arrivati in cima con l'uso di ossigeno che però loro avevano detto di non avere perché Bonatti, che era un ragazzino che faceva il boccia in quella spedizione lì, non gliel'aveva portato, però loro non avevano lasciato non avevano lasciato una tenda per Bonatti che quindi ha dormito fuori. Una storia incredibile che io vi consiglio di andare ad approfondire non soltanto per un'idea di storia dell'alpinismo, ma anche perché vi fa capire quali erano gli interessi e cosa muoveva le persone anche nel fare passi falsi e nel raccontare menzogne. Quella cosa qua, che Bonatti aveva ragione, è uscita 30 o 40 anni dopo ed è il motivo per il quale Bonatti, tornato dal K2, ha smesso di andare in giro con gli altri ed ha iniziato a andare in giro praticamente da solo. Inferno o inverno polacco? Restiamo nel periodo della post-guerra. E i polacchi, allora, premessa, Polonia dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima occupata dai nazisti, poi liberata dai sovietici, ma non liberata, che bello la libertà, liberata dai nazisti, dai sovietici, ma poi rimasta sotto il dominio sovietico, del comunismo sovietico di quegli anni lì, una nazione distrutta economicamente, politicamente, non aveva, non esisteva uno stato sociale, non esisteva nulla, era solo distruzione. Molto probabilmente sono proprio le condizioni in cui vivevano i polacchi in quegli anni ad aver generato tanta forza, tanto senso di riscatto, tanta resilienza, tali per cui hanno creato una generazione di alpinisti polacchi che, secondo il mio parere, che non vale niente, sono in assoluto il gruppo di alpinisti himalayani più forti che si siano mai visti ancora oggi. Quando gli altri paesi puntavano agli 8.000, lo facevano con grandi sovvenzioni, con tanti soldi, tanta gente, tanto materiale, tanto di tutto. I polacchi non avevano niente, non avevano i soldi, non avevano da mangiare, non avevano il sostegno politico. Il sostegno politico è arrivato dopo, quando loro hanno cominciato a diventare famosi. E allora cosa facevano? Facevano di tutto, lavoravano come capitava, si erano inventati di andare a pitturare le ciminiere delle fabbriche polacche per racimolare due soldi, per pagarsi i permessi di scalata. Non andavano dalla Polonia all'India, al Pakistan, all'Himalaya con l'aereo, ci andavano col pullman e spesso erano loro che spingevano il pullman. Non avevano l'attrezzatura, arrivavano là, compravano le piccozze, le giacche, gli scarponi, le tende di seconda mano, di terza mano, non avevano da mangiare, era gente che trafficava, contrabbandava, rubava anche,
Pensate che i polacchi per allenarsi andavano a scalare sui Monti Tatra. Solo che per andare sui Monti Tatra varcavano il confine. Quindi erano più le volte che poi li prendevano e li ingabbiavano delle volte in cui riuscivano effettivamente ad allenarsi e arrampicare. Tutto questo ha creato una generazione di alpinisti polacchi schifosamente forte, che sono stati capaci, nonostante tutte le loro privazioni, di scalare per la prima volta in assoluto 10-8.000 in inverno. Parentesi, i quattro restanti sono stati scalati negli ultimi 10 anni da Simone Moro e da Nims, vabbè, il cinese. Nepale, non mi ricordo. Cazzo, cinese o nepalese? Nepalese. Sì, che poi in realtà lui è mezzo inglese, vabbè. Con i mezzi di oggi, non con i mezzi di allora. E l'hanno fatto non dalle vie normali, ma da vie di salita sempre nuove, in meno tempo e soprattutto anche senza l'ossigeno. Se ricordate qualche anno fa, c'è stato un intervento di soccorso su un 8.000 in cui due polacchi, uno è kazako in realtà, l'altro è polacco, Denis Urubko e Adam Bielicki, sono andati a salvare Elisabeth Revol, che è un alpinista francese molto forte, e l'hanno fatto abbandonando prima di tutto il loro progetto di scalata, ma poi salendo con una velocità e una forza incredibile. Evidentemente nei polacchi è rimasto qualcosa, anche ai giorni nostri. C'è un libro veramente bello, non è facilissimo da trovare, si chiama Volevamo solo scalare il cielo, e racconta la storia degli alpinisti polacchi. Non è facilissimo da leggere, quindi magari non come primo libro della storia dell'alpinismo, però ve lo consiglio perché io non ho dormito di notte pur di finirlo. È un libro, secondo me, veramente, veramente bello. E quello che segue è non è una marchetta, ma è il video di presentazione di questo libro, che però vi fa vedere anche qualche immagine dei polacchi.
1960 la NASA lancia il primo satellite meteorologico che orbita attorno alla Terra per 78 giorni. Chiaramente le previsioni meteo come le conosciamo noi non sono ancora alla portata di tutti, ma capite bene come avere le previsioni meteo dia una svolta nella pratica dell'alpinismo, sia l'alpinismo veloce di uno o due giorni e anche in quello di, delle spedizioni commerciali. Adesso quando vanno a salire, a parte noi che siamo quattro sfigati, ma quando vanno a salire le grandi montagne hanno il meteorologo di fiducia che col satellitare ogni 5 minuti gli dà le previsioni aggiornate metro per metro. Fino a quegli anni lì non esisteva. Infatti, tristemente nota vicenda, tragedia sul pilone centrale del Frenei, gruppo del Monte Bianco, 1961. Cordata di Bonatti, Oggioni e il terzo che non mi ricordo, uniscono le loro forze a una cordata francese, tentano insieme di salire il pilone centrale del Frenei, vengono sorpresi da una bufera, da un temporale, passano dei giorni in parete, uno viene colpito da un fulmine, uno scivola, insomma alla fine Oggioni muore, gli altri muoiono, si salverà soltanto Bonatti e un francese che Bonatti porterà letteralmente in salvo. C'è un libro di Marco Albino Ferrari, si intitola Frenei 1961, è un libro molto bello, non è difficile, è anche una lettura molto scorrevole, ve lo consiglio, lo trovate facilmente anche nelle biblioteche perché è stato ristampato recentemente da una collana edita anche dal CAI. E poi ci sono praticamente gli anni 60, 70 e 80 che vedono i grandi exploit individuali, meglio soli che mal accompagnati. Alcuni nomi che giravano in quegli anni lì, Bonatti, che ha fatto la prima solitaria invernale sulla Nord del Cervino, Messner, che ha fatto la prima salita solitaria e senza ossigeno sull'Everest. Messner era in corsa con uno dei polacchi di prima. Ora, senza nulla togliere alle immense capacità di Messner, però c'era un po' di differenza tra i mezzi di Messner e quelli dei polacchi. Renato Casarotto, prime solitarie praticamente ovunque, Monte Bianco, Dolomiti, Himalaya, Perù, Everest, eccetera. Hermann Bull, matto dalle gare, ha fatto la prima assoluta e solitaria al Nanga Parbat nel 53. Praticamente Hermann Bull era con la spedizione del suo paese al campo base del Nanga Parbat, il capo spedizione ha detto non si sale, lui ha detto io salgo lo stesso, me ne frega niente, è partito e nessuno l'aveva mai salito, né in estate né in inverno, era inviolato il Nanga Parbat. Lui è salito ed è arrivato da solo in cima al Nanga Parbat. Ha fatto anche la prima solitaria alla parete est del Monte Rosa nel 55. Praticamente Hermann Bull era atteso dall'altra parte del Monte Rosa per fare una conferenza, solo che non aveva tanta voglia di girarci attorno, allora ha deciso di prenderlo dritto per dritto e ha fatto la prima solitaria alla parete est del Monte Rosa. Quando è arrivato di là gli hanno chiesto perché e lui ha detto volevo arrivare passando dalla porta principale. Cesare Maestri è un personaggio che io non apprezzo particolarmente, ma non potevo non citarlo, matto dalle gare anche lui. Tra le altre cose, lui ha fatto la prima, forse anche unica, discesa, non salita, discesa solitaria della Via delle Guide sul Crozon di Brenta nel 56. Praticamente lui, c'erano sotto delle storie, c'erano dei nervosismi, non so, era in bega con qualcuno, allora ha detto io vi faccio vedere che sono capace non soltanto di salire slegato ma anche di scendere.
Allora è salito slegato, ha preso la corda che aveva nello zaino, l'ha lanciata e è ridisceso nel 53 da una via di quinto grado superiore di quasi 1000 metri, la via delle guide. Cesare Maestri è anche molto famoso per la via del compressore sul Cerro Torre. Cesare Maestri ha detto: io voglio salire di lì, allora si è letteralmente portato in parete sul Cerro Torre un cazzo di compressore a benzina. Se voi l'anno prossimo andrete a fare il Cerro Torre, troverete ancora il compressore di Cesare Maestri sulla parete attaccato via. Ci sono state poi molte polemiche, degli americani sono andati e hanno schiodato la via, insomma è successo un casino, però personaggio molto, molto particolare anche lui. Due libri in particolare, vabbè, questi qua hanno scritto una quantità di libri infinita, però due libri in particolare di Walter Bonatti, Una vita così e In terre lontane, che raccontano non soltanto delle sue scalate, ma anche di tutta l'attività post-alpinistica, di l'attività di esploratore di Bonatti. Ce n'è uno in particolare che, di cui mi piace parlare, non è Bonatti, ma è Renato Casarotto. Renato Casarotto, vicentino, classe 1948, è stato un alpinista incredibile. Oltre ad aver aperto delle grandi nuove vie, ha fatto un gran numero di prime ripetizioni solitarie e invernali. Qui c'è tutto l'elenco, però ricordiamo particolarmente il pilastro nord del Fitzroy in Patagonia, che ha inviolato, che ha dedicato a sua moglie Goretta. Infatti oggi è il pilastro Goretta. Sua moglie Goretta, che lui ha portato in cima al G2, quindi a un 8000, nell'85, e che quindi è diventata in quel momento la prima donna italiana ad aver salito un 8000. È molto bello il legame che c'era tra Renato Casarotto e sua moglie. Lei lo seguiva in tutte le sue imprese, in tutte le sue spedizioni, ed era l'unica che rimaneva in contatto con lui via radio dal campo base. Come è morto Casarotto? Casarotto è morto di ritorno dalla prima salita dello sperone sud-sud-ovest del K2, aveva raggiunto 8300 metri, poi è sceso, non lontano dal campo base, quindi quasi al bello, è caduto in un crepaccio. Hanno visto che cadeva, sono andati a tirarlo fuori, ma è morto poco dopo dalle ferite riportate nella caduta. Appunto al campo base c'era sua moglie, Goretta, e hanno deciso di seppellirlo proprio lì, calando il suo corpo in uno dei crepacci del K2. Forse vi ricorderete che pochi anni fa, con il ritiro dei ghiacciai, che non c'è soltanto al Mortreas, ma c'è anche in Himalaya purtroppo, il ghiacciaio ha restituito dei corpi. Tra questi corpi c'era Renato Casarotto, che è stato identificato ed è stato quindi, come deciso dalla moglie, che c'è ancora Goretta Traverso, è stato sepolto nel cimitero degli alpinisti, che è una zona dedicata, diciamo, vicino al K2. Ed eccolo qua, Huascarán Norte. Allora, nel 77, dal 5 al 22 giugno, a 29 anni, chi di voi ha meno di 29 anni alza la mano? E dai, siete ancora in tempo. Allora, a 29 anni e con uno zaino di 40 kg, 40 kg di zaino, da solo, lui ha passato 17 giorni in parete ed ha aperto la via Casarotto sulla parete nord dell'Huascarán Norte. Ed è una via che ad oggi, è montagna più alta del Perù, ed è una via che ad oggi integralmente non è ancora stata ripetuta. Nel 93
due alpinisti bresciani, molto comuni, comuni bresciani c'è differenza, molto, molto, molto forti, sono morti proprio sullo Ascaran, sulla via Casarotto, tentando la prima ripetizione, erano a 200 metri dalla vetta e sono stati travolti da una scarica di rocce e ghiaccio. Erano Battistino Bonali e Gian Domenico Ducoli. Ma chi era Battistino Bonali? Battistino Bonali voi non lo troverete mai sui libri di storia dell'alpinismo. Non lo troverete, sì, forse trovate qualcosa su internet, ma non è facile. Perché? Perché lui era veramente forte, era un alpinista con un legame verso la sua terra e le sue montagne davvero autentico. Ha fatto cose grandi e incredibili, ma allontanava il più possibile quella fama che con quello che ha fatto avrebbe avuto senza problemi. Ha fatto delle grandissime discese con gli sci, ha sceso la Nord dell'Iskan per esempio con gli sci, per citarvi delle cime famose, ma poi ne ha fatte anche tante altre. È stato il primo con Giulio Pedretti a fare, no, non con Giulio Pedretti, con Giovanni Ducoli a fare la prima invernale dello Spirgolo di Bergamaschi sulla parete nord dell'Adamello, che è una via della Madonna anche d'estate. Loro hanno fatto la prima salita in inverno e poi così è andato a fare la Nord dell'Everest in stile alpino e senza ossigeno. C'è un bellissimo libro, questo l'ho preso in prestito in biblioteca perché è praticamente introvabile, è un libro edito dalle sezioni del CAI della Valle Camonica e racconta della vicenda dello Ascaran di Battistino Bonali e Gian Domenico Ducoli. Vi faccio vedere un video, c'è un bellissimo video su YouTube di Teleboario, dura mezz'ora, io qui l'ho tagliato perché ho pietà di voi, è l'estratto in cui Battistino Bonali scende la parete nord dell'Adamello con gli sci. Lo dico per Mauro, che so ci segue da casa, è stato anche il primo italiano a salire la cascata di ghiaccio Gran Scozzese in Val d'Aone. Faccio vedere il video di Battistino Bonali. Battistino è un ragazzo semplice e con semplicità affronta imprese che molte volte in mass media fanno passare come impossibili e leggendarie. Grazie ad un gruppo di amici il progetto di scendere la parete nord della sua montagna, l'Adamello, si è potuto concretizzare e noi, con la nostra telecamera montata sull'elicottero dell'Helifly, lo abbiamo seguito. Sci attaccati allo zaino, ramponi, picozza, quattro chiodi, 30 metri di cordino. Alle 5 del 22 maggio inizio la salita della parete nord, con l'intenzione di scendere sciando. Alle 8 sono 3.400 metri, un salto di roccia mi impedisce di raggiungere la vetta. Aspetto che il sole ammorbidisca un poco la neve e comincio a scendere. Seguo lo spigolo nord per poi portarmi al centro della parete. Con un lungo traverso raggiungo lo spigolo dei Bergamaschi per poi sciare fino alla base. Le difficoltà maggiori incontrate durante la discesa sono state le condizioni della neve che presentava un sottile strato di ghiaccio in superficie, i
passaggi di misto o meglio di derrapata sulle placche di granito e la pendenza che raggiungeva in certi tratti i 60 gradi. Adesso sono al centro della parete e dopo aver superato il primo tratto di placca, di roccia e di vetrato, scendo per avvicinarmi allo spigolo dei bergamaschi. Mi sono chiesto anch'io tante volte perché faccio queste discese. Non è una ricerca dell'avventura, una ricerca del rischio, ma è solamente, in poche parole, una ricerca di un puro divertimento, di una pura soddisfazione personale e cercare un perché profondo, o meglio nel ricercare un perché non saprei dare una risposta. Durante la salita aggrappo alle rocce uno spezzone di cordino lungo circa 10 metri, il quale mi permette poi di scendere in corda doppia per superare questo tratto di rocce. Superato questo, direi che la discesa è un po' fatta, è realizzata, anche se incontro ancora un tratto molto ghiacciato il quale devo concentrarmi moltissimo per superarlo. Ormai in questo punto comincio già a assaporare la gioia di aver realizzato questa discesa, soprattutto la gioia di arrivare in fondo, di rivedere i miei amici, di voltarmi indietro e vedere questa stupenda parete che mi ha dato tante gioie durante questo mio cammino da alpinista. Ecco, alla memoria di Battistino Bonali e di Gian Domenico Duccoli sono stati dedicati due rifugi, uno in Italia e l'altro appunto in Perù. E poi gli anni 70. Gli anni 70 in America, in California, era il delirio più totale. Sesso, droghe, rock and roll e arrampicata. Praticamente, immagino, spero, tutti conosciate
la valle di Yosemite, dove c'è il Capitan, che è un po' il simbolo dell'arrampicata in Big Wall. Ecco, cultura hippie più arrampicata uguale Stone Master. Praticamente gli Stone Master erano un gruppo di sbandati che vivevano per un buon periodo dell'anno accampati alla base delle pareti nello Yosemite National Park e scalavano, ma arrampicavano schifosamente forte e schifosamente bene. E avevano una loro particolare etica nell'arrampicata, cioè pochissime protezioni, la maggior parte possibile dei passaggi in libera. Libera non vuol dire senza corda, vuol dire non in artificiale, e i passi in artificiale, anche quelli con il minor numero possibile di chiodi impiegati. Sono stati forse i primi ad aver sviluppato quello che oggi conosciamo come allenamento sistematico, cioè un allenamento mirato non per l'alpinismo ma per l'arrampicata. Chiaramente il periodo era quello lì, loro non erano assolutamente estranei né alle droghe né agli alcolici né alle droghe e agli alcolici assieme. Un fatto curioso è la caduta di un aereo non lontano dallo Yosemite National Park. Praticamente uno degli Stone Master, uno di loro, si vedeva, usciva con una ragazza che lavorava presso il guardiaparco. Arriva questa segnalazione di un aereo precipitato nella Yosemite Valley. Chiaramente loro sono molto più allenati, conoscono la valle, arrivano sul posto prima dei soccorsi organizzati. Aprono l'aereo, scoprono che l'aereo è pieno di ganja, strapieno di marijuana. Era un aereo di contrabbando, pieno di sacchi di marijuana. È un periodo molto, molto leggero in realtà, loro veramente scalavano schifosamente forte, però lo facevano con un'etica da hippie. Erano gli anni 70 in America. In the Golden State of California, about 200 miles east of San Francisco, lies one of the great scenic wonders of the world. Yosemite National Park. I mean, we were living on the fringes of society. A hardcore of really devoted climbers trying to raise the standards, push themselves. We had a purpose. Only through climbing can you find yourself. Bullshit like that. Climbing in those days was not a respectable activity to be doing. It was an outlaw activity. The idea of devoting your life to climbing didn't exist anywhere else. We were going to climb forever, and that was the extent of it. No one had ventured onto walls like this. So huge, you'd be on it the rest of your life. Why in God's green earth do you guys climb mountains? We're insane. In Yosemite Valley, climbing went from a fringe activity to a full-blown culture and sport. The next generation had arrived. It was us. Get out of the way. Here we are. Sex, drugs, rock and roll, climbing. Fingers of steel, zero body fat, lots of testosterone. If you fall and you hit the ground, you die. All these years later, that fire is still burning in the heart of the valley. Pushing the limits and pissing off the status quo. The Rangers just hated the climbers. And so we became the outlaws. No way will they stop the dirt bags. Turn off the camera. No, thank you. They're doing what they got to do to keep climbing, keep storming the castle. It's a fine line between boldness and stupidity. Life's pretty good here in Yosemite Valley, baby. Yeah.
molto contente di avere questi hippie accampati a Camp 4 sotto le pareti, che scalavano, si facevano di qualsiasi cosa e bevevano l'impossibile. Però nel 75, il 26 maggio, c'è capitanata, una cordata capitanata da Jim Bridwell, la prima salita in giornata del Nose, che è una delle vie più famose sul Capitan e che normalmente veniva salita con almeno due o tre bivacchi in parete. La salita di una via così difficile in così poco tempo segna di fatto anche qui una svolta nell'arrampicata sulle grandi pareti. Jim Bridwell, l'avete visto anche nel video, è stato sicuramente per 30 anni il più forte climber americano e uno dei più forti al mondo. Lui è nato nel 1944 ed è morto nel 2018 in montagna, è morto di epatite C a causa di un'infezione di un tatuaggio fatto nel Borneo molti anni prima, e questo ci dà l'idea anche un po' del tipo di persona. Lui praticamente arrampicava e basta, contro ogni razionalità, contro ogni sicurezza, ed è proprio questo che gli ha permesso, prima di molti altri, di vincere delle pareti che fino ad allora erano ritenute impossibili. Solo nella Yosemite Valley ha aperto più di 100 vie nuove e ha fatto delle prime ripetizioni storiche, come per esempio la ripetizione della via del compressore di Cesare Maestri, di cui vi ho parlato prima. Lui praticamente ha fondato il gruppo di ricerca e soccorso della Yosemite Valley, dello Yosemite National Park, ha guidato molte operazioni di soccorso, e le tecniche che lui ha applicato in questi soccorsi sono poi state recepite dai veri e propri soccorsi alpini organizzati. Non solo, ma ha anche ideato, testato e poi brevettato delle attrezzature per la particolare arrampicata su El Capitan, che è un'arrampicata di placca e fatta di fessure fuori misura, tradotto in italiano, cioè larghe dai 5 ai 20 centimetri, dove magari sono piccole, grandi, non ci si riesce a incastrare, è un'arrampicata molto particolare. Lui è diventato famoso, una sua frase celebre è questa: quando è stato invitato durante una delle sue conferenze a prendere parte a un'arrampicata in falesia, lui ha detto che sport climbing is like sport fucking. Penso che non abbia bisogno di traduzione. The Bird è un libro molto bello, anche questo non facilissimo da trovare, raccoglie i suoi scritti e scritti di articoli di giornale, gente che lo conosceva, che appunto lo riguardano. Chiaramente questo succede in America. In Italia, in Europa, in Italia, sulle Alpi succede più o meno la stessa cosa, però all'italiana, no? In maniera molto più romantica, molto più pensata, molto più. Gli anni 80, grandi rivoluzioni, grandi lotte politiche in Italia, in Europa e in Italia, e la figlia, diciamo, dell'alpinismo, di queste rivoluzioni culturali, è una nuova corrente che è il Nuovo Mattino. Si sente spesso parlare del Nuovo Mattino, ma non si capisce mai bene cos'è il Nuovo Mattino. Praticamente il Nuovo Mattino, per semplificare anche troppo, è un alleggerimento, ok? Cioè, fino a quegli anni andare in montagna voleva dire soffrire, voleva dire andare in cima per forza, voleva dire lasciarci le penne, voleva dire zaini pesanti, essere addirittura volgari, no? Invece il Nuovo Mattino metteva al centro dell'arrampicata l'arrampicata stessa, quindi non il raggiungimento della cima,
ma la via, l'estetica, il movimento, la leggerezza. Appunto c'era da alleggerire. La figura di spicco è sicuramente Gian Piero Motti. Gian Piero Motti, grande personaggio, fortissimo alpinista torinese, molto, molto, molto sensibile ai temi della montagna e dell'alpinismo, figura molto, molto controversa, riflessiva. Lui ha scritto ed è stato direttore della rivista della montagna del CAI per qualche anno, si è suicidato, si è tolto la vita nel 1983. Si dice perché non trovava più soddisfazione nell'alpinismo, non si sa in realtà quale sia stato il motivo, però c'è un libro che si chiama I falliti e altri scritti, non facile da leggere, è una raccolta di sue pubblicazioni sulla rivista della montagna, eccetera, eccetera, è molto bello, io ve lo consiglio, va letto un po', lasciato lì, ripreso dopo qualche settimana, però è un libro che secondo me andrebbe fatto leggere in tutti i corsi del CAI, pena, non lo so, 100 flessioni. Chi erano i protagonisti del Nuovo Mattino? L'abbiamo già detto, Gian Piero Motti, poi c'era Danilo Galante che si è ammazzato in montagna, c'era Giancarlo Grassi che è considerato il padre del cascatismo in Italia, ok? E Bonelli e Andrea Gobetti, ed è proprio Andrea Gobetti, matto dalle gare anche lui, che ci racconta con parole sue che cos'era il Nuovo Mattino. Sembrava che arrampicare bene e pensare bene dovessero andare di pari passo. È durato poco, non è stata una cosa di 20 anni, una rivista della montagna, che era comunque una rottura con il grigiume caino. Su quell'onda lì si è inserito che alla rivista della montagna Gian Piero Motti si occupava dell'alpinismo, aveva modo di scrivere e far leggere quello che pensava. E attorno a lui ci sono state delle persone che sia per il pensiero sia per la capacità di arrampicare si sono trovate bene. Era bello il Nuovo Mattino perché c'erano gli analfabeti e c'erano anche quelli, i colti. Però non c'era l'atteggiamento di sopraffazione né da un lato né dall'altro. C'è chi dice fosse attaccato alle lotte politiche. Non credo proprio, perché venivamo proprio da tante parti diverse. Ma neanche al grado di cultura, perché c'era chi era raffinatissimo. Gian Piero non voleva essere grezzo, Gian Piero ci pregava a tutti di essere fini, ne aveva le palle piene di quest'etica del rifugio in cui tutti, chi scorreggia più forte è più intelligente. Lui non voleva questa montagna dolorosa, figlia delle battaglie sull'Adamello. Ci siamo trovati in un momento in cui c'era da alleggerire, c'era da passare dal grigio ai colori nei vestiti, c'era da passare dal pesante scarpone all'agile scarpetta. Per i primi 5 o 6 mesi ci hanno dato tutti dei probabili suicidi, deficienti e tutto il resto. Poi un giorno Bertone si è messo le scarpette e la domenica dopo in Grigna avevano tutte le scarpette. E ci trovavamo e andavamo a arrampicare. È stato che a casa di Gian Piero facevano le grandi discussioni, musica, politica, cinema. Erano anche degli anni in cui passavamo dal coro alpino ai Pink Floyd, quelli. E saperli fare tutti e due era prerogativa di un gruppo molto aperto. Non era una sezione del CAI, il Nuovo Mattino. Non chiedevamo la tessera, ecco. Era tutto molto attorno a Gian Piero, ma anche attorno a Giancarlo. Sicuramente non è nato in un altro posto, ne avrebbe potuto nascere. Hai mai conosciuto un arrampicatore milanese? Sì, rapinando Monza, Brianza, ci hanno avuto Bonatti, ma come spirito cittadino
Torino ha sempre una tentazione a fare delle cose eccezionali. Torino aveva due riviste di montagna e probabilmente avrebbe potuto anche aversi il Festival del Cinema e tante altre cose, se non fosse poi arrivato questa tentazione di mediocrità che ha fatto poi scuola negli ultimi vent'anni. Nel Morto Galante indubbiamente tante cose erano finite. Dopo cosa hai avuto? Hai avuto o dei giornalisti che non sapevano arrampicare o degli arrampicatori che non sapevano scrivere. Invece in quel momento lì sapevi fare tutte e due cose con un alto grado di autonomia. Andare a Fontainebleau sul Mercedes di Motti, scendere giù, tutti questi francesi ci guardavano. Noi ce la cavavamo, è chiaro, dovevi sbardare un francese e mandare Giancarlo, non è che ci andavo io. Io poi facevo la bella battuta in francese. Eravamo un gruppo, eravamo una cosa di cui uno compensava delle cose degli altri, c'aveva delle idee, delle cose. Quando con Giampiero andiamo in Verdun, che nessun italiano l'ha ancora mai visto, e ci facciamo la demanda, lui davanti e io dietro, e usciamo dopo un 8-9 ore dalla via che è considerata più difficile dalla Francia e ci diamo la mano in punta, beh, questo è un bel momento. Poi chiaro, siamo arrivati in Italia col camion della merda che lo spalavamo, cioè non avete idea di cosa c'è al di là delle Alpi. Dell'alpinismo e l'apertura della scala. Willow Welzenbach, negli anni ancora all'inizio del Novecento, aveva ideato e sviluppato una scala di difficoltà che poi è quella che noi utilizziamo tuttora, che è stata recepita dall'UIA. Solo che questa scala era chiusa, arrivava dal primo al sesto. Quindi primo grado cammini, secondo grado sentiero marina in Maddalena, sesto grado impossibile. Chiaramente lì in mezzo ci doveva stare tutto, e questo non andava bene perché l'evoluzione della tecnica di arrampicata e dei materiali portava a scalare forte. Quindi tu magari avevi una via di quinto superiore degli anni 40 e una via di quinto superiore o di sesto di Messner e tu dici: sono uguali come difficoltà? No, se venite a fare una via di sesto di Messner, auguri. Messner ha pubblicato nel 72 un libro intitolato Settimo Grado, naturalmente in maniera provocatoria. Lui ha poi riconosciuto il settimo grado nel 1978. Dovremo aspettare il 1985, quindi praticamente ieri sera, perché lui decida finalmente di aprire verso l'alto, verso l'infinito, la scala. Infatti adesso abbiamo delle vie di settimo, settimo superiore, ottavo e via dicendo. E Messner in tutto questo è stato sicuramente uno dei protagonisti e dei promotori dell'apertura della scala. Gli anni 90, ci avviciniamo ai giorni nostri, gli anni 90 sono tutti americani. Non è successo un granché, o meglio, sono successe cose in Europa, ma non a opera degli europei. Negli americani Alex Lowy, Randy Cliff, Steve House, Scott Beck e Mark Twight sono sicuramente i principali protagonisti. Mark Twight è quello che ha scritto di più e sicuramente che più si è fatto notare. Nato in California nel 61, incredibilmente è ancora vivo, non so come, personaggio molto inquieto, introspettivo, ossessionato, vedete nelle foto, arrogante, cinico, scriveva di alpinismo in un modo che nessuno prima aveva fatto e considerava il suo alpinismo la risposta alla stupidità e alla mediocrità, nonché un modo per sfuggire al suo stesso suicidio. E questo vi fa capire chi era Mark Twight. È tutto qui dentro e è un libro veramente bello, si chiama Kiss or Kill, titolo originale,
Confessioni di un serial climber, titolo tradotto in italiano. Lui è considerato uno dei principali rappresentanti non solo dell'alpinismo estremo, ma anche dell'approccio single push, cioè in una sola spinta. Parto con il minimo indispensabile, dal minimo indispensabile ne tolgo ancora metà, resto praticamente senza nulla, scalo fortissimo, durissimo per 40, 50, 60 ore senza fermarmi, senza dormire. Infatti lui aveva le allucinazioni, era una roba. Tra l'altro lui ascoltava mentre scalava da solo, ascoltava con il Walkman delle playlist punk, insomma veramente un personaggio mezzo matto, e nel suo libro propone una playlist di canzoni da ascoltare durante l'arrampicata, che cioè, ve le raccomando, veramente fuori di testa. E naturalmente tante delle sue vie sopra, lui si muoveva su in alta quota e su terreni, complessi terreni di ghiaccio e misto. Naturalmente molte delle sue vie non sono mai state ripetute e sono state definite così pericolose da essere di scarso valore, se non per quelli inclini al suicidio. Però Mark White è ancora vivo, fa il motivatore, trovate anche la sua pagina Instagram, è un personaggio veramente, secondo me, determinante per come si è poi evoluto l'alpinismo negli anni successivi. Parallelamente, se da un lato i climber professionisti cercano le grandi pareti sempre più difficili, come era successo in Europa negli anni precedenti, sulle Alpi, diciamo, negli anni precedenti, anche sugli 8000 e in Himalaya, si apre alle spedizioni commerciali. Vengono allestite corde fisse praticamente dal campo base fino in cima, dove clienti paganti, cosa che succede tuttora naturalmente, vengono accompagnati in cima praticamente con scarsissima esperienza alpinistica, per non dire quasi che non sanno neanche mettersi i ramponi. Un episodio che è bene ricordare è la tragedia sull'Everest del 1996. Ci hanno fatto anche il film, magari qualcuno l'ha visto. Film, naturalmente, grossa polemica, perché il film non rispecchia la realtà di quello che è successo veramente. Però, spedizione commerciale, due spedizioni arrivano in cima, tutti o quasi riescono ad arrivare in cima, scendono, in discesa vengono ancora nella zona della morte, quindi oltre i 7500 metri, vengono sorpresi da una bufera, muoiono 5 componenti della spedizione, tra cui i due capo spedizione. Ne sarebbero morti altre 3 se non fosse stato per Anatoly Bukrev, che magari conoscete perché è quello che è morto forse sempre nel Natale del 96 o del 97, sull'Annapurna, con Simone Moro travolto da una valanga. C'è un libro scritto appunto da Anatoly Bukrev che racconta la vicenda, si chiama Everest 1966, è molto scorrevole, molto leggero no, perché, però si legge bene e a me è piaciuto molto, ve lo consiglio. Naturalmente le spedizioni commerciali continuano anche oggi. Nel 2005 più o meno c'è una strana attività nel cielo, atterra sul nostro pianeta una navicella spaziale, e su questa navicella spaziale c'è Wally Steck, incredibile alpinista, fortissimo, non solo fisicamente ma anche tecnicamente, che non parli di Alex Honnold, perché non parli di Killian, perché secondo me non sono
lontanamente paragonabili a Willy Steck. Lui è diventato famoso per le sue salite in velocità sulle grandi pareti nord, non solo delle Alpi, ma di tutto il mondo. Qui ve lo leggo perché vale la pena. Nel 2008 ha salito la parete nord delle Grand Jorasse in 2 ore e 21 minuti. Cioè, da quando noi siamo saliti qua dentro, lui si è fatto la nord delle Grand Jorasse. Nel 2009, l'anno dopo, il Cervino in meno di 2 ore. In 11 ore e mezza ha fatto la cresta integrale di Putrei dal Val Veny, mi pare, dal fondo valle fino alla cima del Monte Bianco, che è una via che ci vogliono 3 giorni di solito e andare. E nel 2015 la parete nord del Liger in 2 ore 22 minuti 50 secondi. È morto sul Nupze mentre si stava allenando. Lui stava preparando la traversata Everest Lhotse, mentre si stava allenando è scivolato e è caduto per centinaia e centinaia di metri ed è morto. C'è un video stupendo di uno dei suoi record al Liger, non quello del 2015, ma di uno precedente che poi appunto nel 2015 lui ha abbassato. Then after you climb this, you reach the point where you're into it. On one hand, you have in your mind you have to move fast, but on the other hand, you know exactly if I do a mistake, I fall off. And you see just more than 1,000 meter air below you, and you're like on this edge. You go out to the final snowfield. Now you have to get out of your body everything you can get on as fast as possible to the summit. Just see your hands, your ice axe, and your crampons, and they have to just move. Progressing on something, and that's all about. You want to keep moving
having a progress in your life. You get to the summit and you push the watch. First is try to breathe a little bit, get some oxygen in your lungs. When I saw this time, I was like, oh, that's not possible. I'm just like, yeah, that was a good moment. Come avete visto, anche Willy Steck sulla Nordlager faceva il passo misto, il passo, no? Vero Dani? Punta frontale, punta, pendio. Mi sudano le mani a vedere quella cosa. E siamo quasi in chiusura, perché il 2022 la storia continua. Spesso quando si parla di storia dell'alpinismo viene da chiedersi se c'è ancora qualcosa di nuovo da fare, se ci sono ancora delle pareti inviolate che aspettano di essere scoperte. Rispondono i ragni di Lecco, sicuramente parliamo di giorni nostri, quindi sicuramente conoscete la vicenda. Dal 25 al 27 gennaio hanno aperto una nuova via sul Cerro Torre in Patagonia, è una via di 7A, obbligatorio, A2 artificiale, 90 gradi di ghiaccio, 1200 metri di sviluppo, 3 giorni in parete della Bordella, che secondo me a oggi è sicuramente il più forte alpinista italiano che c'è in giro, ma anche qui la storia dell'alpinismo in anello bisogna prendere una settimana e fare solo quella, senza scomodare i grandi del passato o i grandi, diciamo, dei tempi un po' meno recenti, come i, non so, Mutti, i fratelli Roversi, Rino e Domenico Ferri, Sandro Zizioli, il Bibo Damioli e compagnia bella, il nostro istruttori della nostra scuola come Riccardo Dallara o Alberto Franchini, che hanno messo la firma sulle pareti del gruppo dell'Adamello. Parlando proprio degli ultimi anni, i principali attori sono sicuramente Matteo Rivadossi, che abbiamo conosciuto, se vi ricordate, mentre facevamo colazione prima di andare a Tessari. Quello alto, grosso, che era lì con il Compa, che è un altro istruttore della nostra scuola. Rivadossi ha aperto delle vie in Salarno estremamente difficili e con pochissime ripetizioni. Rivadossi è un atleta, lo fa di mestiere e ha una capacità di muoversi su questi terreni incredibile ed ha aperto delle vie che sono veramente impegnative. C'è poi la coppia dell'arrampicata un po' più sportiva o sportiveggiante, che sono Gianni Tomasoni e Paolo Amadio, anche loro, uno bresciano, l'altro bergamasco, conoscitori di tutto il gruppo dell'Adamello, quindi Val Adamè, Val Salarno, Val Miller, poco nella conca del Baitone, però anche tutta la zona di là, quindi la Val d'Aone, eccetera, e loro hanno aperto soprattutto sulle placche dei Coster, ma in realtà anche poi nelle pareti più importanti, vie di stampo sportivo o comunque sportiveggiante, quindi fix misto chiodi. Alcune di queste vie sono consigliabili anche dopo un corso di alpinismo base,
quelle più sportive e più accessibili. In ultimo, per uno stile di arrampicata e di modo di vivere e interpretare la montagna completamente diverso, qui presente tra l'altro, Edo Balotti e compagni, che hanno aperto con uno stile romantico delle vie classiche, quindi nel rispetto della parete, senza forare, ma con il solo utilizzo di chiodi e di protezioni veloci, per esempio sui corni di Boss, o una via molto molto impegnativa sui corni di Bombià nel gruppo del Baitone, vicino Punta Adami. E i prossimi, ci auguriamo, sarete voi, e ci auguriamo che quando andrete ad aprire le vie vi ricorderete dei vostri istruttori dalla scuola ad Amelio. Concludo con Alberto Angela e il professor Barbero, con un augurio, un invito. Andare in montagna è bello, andare in montagna conoscendo la storia dell'alpinismo lo è ancora di più. Quando andate in montagna mettetevi nello zaino anche la storia. Dopo non è che vi dovete appassionare a tutto. Io vi ho raccontato di cose delle quali non me ne frega assolutamente niente, e vi ho raccontato di altre in maniera superficiale, delle quali invece vi avrei voluto parlare per una settimana intera. Se conoscerete la storia dell'alpinismo, troverete dei chiodi e penserete a chi li ha piantati. Pensate di andare a fare anche semplicemente la Bramani in Presolana e vedere un chiodo che ha piantato Bramani, di andare a fare una scalata in Monte Bianco e trovare quel chiodo dove si è appeso Ozzoni e dove è morto. Cioè, conoscere la storia dà veramente un qualcosa in più. Toccare la roccia che hanno toccato i primi salitori e tutti gli alpinisti dopo di loro. Parlerete in qualche modo con chi ha chiodato, con chi è passato di lì, e farete parte di una grande, inutile e splendida parete. Bonatti diceva che la montagna ha il valore dell'uomo che vi si misura, altrimenti di per sé non sarebbe nient'altro che un grosso mucchio di pietre. Grazie e arrivederci.